va verso il futuro. Questa è la grande sfida. E oggi ho ringraziato non solo i candidati sindaci, ma mi sono anche confrontato con il sindaco di Teramo. È una richiesta che farò nei prossimi giorni, è anche quella di che qualcuno faccia un passo indietro, perché le società pubbliche sono importanti, sono di tutti, la politica è giusto che nomini all'interno delle società pubbliche i propri rappresentanti, perché è una responsabilità della politica che le cose funzionino bene, ma se uno ha responsabilità all'interno di una società pubblica e vuole fare campagne elettorali spinte, si dimette, si candida e fa politica. E su questo non è una battaglia personale, anche dalla lista, a me mi dispiace, e recupereremo anche quelli che ci sono rimasti male, non è mai una questione personale, perché se la politica diventa una questione personale si fa la fine di Montorio, che diventa un paese povero, e c'è l'invidia l'uno con l'altro. Ma chi vuole fare politica ed è nelle società pubbliche si deve dimettere. Questo è un principio, è un criterio, non è nessun attacco personale, e chi crede di far politica in questo modo deve essere messo alla porta, perché in questo modo i sogni dei nostri ragazzi vengono spazzati via. E se ci sono delle possibilità all'interno delle società pubbliche, ci devono essere possibilità per tutti e non l'amico dell'amico. E credo che questo sia una responsabilità che anche i genitori sentano. Non è che uno è più sveglio perché è l'amico. Se c'è una possibilità deve essere data a tutti. Facciamo i quiz, facessero l'algoritmo la mattina, estraggono, ma deve essere dato a tutti. Non le furbate con le società interinali. Questo no, e questo sarà un criterio. E visto che Montorio è uno dei soci del Ruzzo, se questi criteri non ci saranno, noi non parteciperemo più a nessuna assemblea. Adesso qui facciamo, gli piace, sembra che dico cose banali e invece dico cose normali, perché dovete sapere che questa cosa la sento mia, perché io da assessore al servizio idrico, insieme al PD, a tutti i partiti dell'arco costituzionale, abbiamo creato la più grande azienda pubblica d'Italia di acqua, dell'acqua. È un criterio che ci siamo dati, è che l'azienda pubblica dell'acqua, che è di tutti, le nomine politiche saranno sempre di persone competenti di area politica, ma nessuno ci deve fare le campagne elettorali. E questa cosa è rimasta un criterio sacrosanto, e tutti i partiti sono sempre stati rappresentati al di là della percentuale. Non c'era una lottizzazione, tutti. Perché è un bene pubblico, per davvero. Ed allora, se questi criteri non ci sono e qualcuno ci vuole fare la campagna elettorale, fa un passo indietro, si dimette e fa politica direttamente. Se non ci sono questi criteri, il comune di Montorio al Vomano non partecipa più a nessuna assemblea del Ruzzo, e comunque io ho già sentito il sindaco di Teramo che su questi criteri c'è.